Ma innanzitutto io credo che sia doveroso da parte mia, anche a nome della squadra, scusarci per la fine del match, gli ultimi 10 minuti. Siamo improvvisamente implosi, sicuramente merito della difesa di Casales, è la difesa che subisce meno punti nel girone Ovest. Credo la motivazione si sia vista stasera in modo assolutamente chiaro, però questo non giustifica il nostro improvviso e repentino collassamento degli ultimi 5 minuti. Sicuramente Casale avrebbe vinto in ogni caso, ha legittimato per tutto il confronto il suo percorso imbattuto finora, insomma, però potevamo senz'altro chiudere in modo migliore, di questo me ne scuso con tutti, con i nostri tifosi, con tutti coloro che ci seguono. Credo che il match abbia avuto un andamento non così negativo come il risultato finale lascia intendere, nei primi 30 minuti. In seguito probabilmente abbiamo pagato, visto il secondo tempo decisamente importante, degli interni di Casale, anche l'assenza di Vangelov, che è un giocatore che ci sta garantendo una protezione del ferro di un certo rilievo. E mi lascia abbastanza convinto di ciò i 13 rimbalzi di Basabe, ma ben 9 rimbalzi complessivi in meno rispetto a loro. Ripeto, tutti aspetti che probabilmente non ci danno l'intera fotografia del match, ma fotografano sicuramente l'astenia degli ultimi 10 minuti, il fatto che abbiamo mollato ad un certo punto in modo netto, e questo non è ammissibile. Ritengo che a tratti abbiamo fatto delle buone cose, confermando purtroppo la tendenza della mia squadra a disunirsi in certi frangenti laddove un errore difensivo diviene un possesso offensivo non sufficientemente corale, laddove un tiro sbagliato diviene un'azione difensiva non all'altezza di ciò che facciamo invece in altri frangenti del match. Credo che la fotografia della partita e purtroppo finora della nostra stagione sia tutta in questa incapacità di essere produttivi nei momenti di difficoltà. Siamo troppo ad up and down e questo ingigantisce i limiti, le cose che in generale, anche prescindendo da questi momenti di astenia, sicuramente possiamo e dobbiamo fare meglio. Ma noi abbiamo sicuramente provato a ripartire dall'aspetto difensivo. Questa è una squadra che se disputa la 2 quest'anno lo deve ad un campionato, quello scorso, in cui il nostro marchio di fabbrica era sicuramente l'aspetto difensivo. La difesa ti consente, credo che Casale lo abbia dimostrato in modo più che eloquente, di avere il controllo dei ritmi partita, ma lo si ottiene anche non costringendo la nostra difesa a rincorrere un avversario magari in contropiede dopo che hai fatto qualcosa di non sufficientemente collaborativo in attacco. Sono dinamiche che sicuramente una squadra giovane all'esordio in campionato come questo deve affrontare, deve saper guardare con occhio lucido. Io lo ribadisco oramai da qualche settimana, e il successo 15 giorni fa con Roma lo legittima facendo le cose nella maniera in cui è logico che si faccia. Questa compagine, se riesce comunque anche con squadre che sono in una zona di classifica diametralmente opposta, come Casale,
a fare dei momenti di buon basket, può omogenizzare le proprie prestazioni. E dipende da noi, non dipende da fattori puramente emotivi, è un fatto strettamente tecnico, significa fare certe cose in attacco e certe cose in difesa.